Questa era la casa, era la dimora della famiglia Querini Stampaglia, una delle famiglie apostoliche, una delle 12 famiglie che hanno fondato Venezia. Si trovano tracce che certificano questa appartenenza, una delle famiglie più importanti della città, che ha sempre partecipato al governo della città con importanti ruoli. Diciamo che la realizzazione del palazzo, così come un po' lo vediamo oggi, è stata realizzata in occasione del matrimonio di Francesco Querini e Paola Priuli nel 1528. In quella occasione sono state fatte una serie di ristrutturazioni della sede, aggiungendo delle case precedentemente edificate, unendole al corpo principale e cominciando a eseguire, realizzare quell'apparato pittorico anche interno alla fondazione, che ne dava quindi gli aspetti di una casa importante e nobile. Dalla struttura orizzontale noi abbiamo al piano terra un'area di servizi, al primo piano la biblioteca, al secondo piano il museo, una casa museo, un museo d'ambiente, al terzo piano una collezione importante che è stata depositata alla fondazione. È un palazzo del Cinquecento che però ha un intervento, questo al piano terra, di Carlo Scarpa, quindi interventi architettonici importanti, contemporanei, che ne fanno quasi una scuola di architettura, ma non è solo architettura, è anche arte. Sulla facciata sono posizionate una serie di insegne al neon, che sono le opere di Joseph Kossuth. Con l'opera di Kossuth noi in qualche modo sottolineiamo anche la nostra grande attenzione per il contemporaneo nell'arte, il contemporaneo nella poesia, nella fotografia, nella letteratura. Questa attenzione è importante per l'arte contemporanea. Il nostro progetto si chiama Conservare il futuro, e su Conservare il futuro noi diciamo puntualizziamo tutte le linee di lavoro della Fondazione.